Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Ludovico Cianchetta Vasquez e sono il fondatore di B&B Academy, l'accademia numero uno in Europa per chiunque vuole entrare nel settore degli affitti brevi, senza possedere immobili, senza partita IVA e senza investimento. Se vuoi saperne di più, ho preparato un webinar gratuito che trovi qua in basso, dove ti spiego appunto come puoi fare ad entrare in questo settore senza investimenti, senza partita IVA e senza immobili. Bando alle ciance, iniziamo con questo nuovo fantastico video, dove vi spiegherò come spremere come delle arance i vostri clienti su Airbnb senza truffarli in maniera 100% legale e addirittura facendo un figurone, quindi probabilmente ottenendo anche una recensione a 5 stelle. Nelle maggiori città italiane esistono tutta una serie di servizi molto utili che propongono programmi di affiliazione. Basti pensare alle applicazioni di taxi come FreeNow, basti pensare a Uber, piuttosto che basti pensare a tutte le compagnie di food delivery, come ad esempio Glovo. Questi esempi che vi ho appena fatto sono esempi di società che propongono appunto programmi di affiliazione, quindi programmi dove voi, avendo un codice univoco e proponendolo ad altre persone, potrete guadagnare crediti all'interno delle loro applicazioni. Esatto, avete capito bene. Il modo per guadagnare ulteriormente, oltre ai proventi che vi può già garantire Airbnb, Booking e quant'altro, c'è modo di guadagnare con questi codici sconto. Pensateci bene, in media in un Airbnb ogni anno passano centinaia di persone. Per queste centinaia di persone ce ne saranno sicuramente tante, e ve lo dico per esperienza perché io ho ospitato migliaia di persone nei miei appartamenti, che vorranno utilizzare un taxi. Se voi mettete un cartellino all'interno del vostro appartamento o mandate un messaggio all'ospite o quando fate il check-in glielo comunicate, gli dite che avete un codice sconto di 10 euro sul taxi, ad esempio, l'ospite sarà contentissimo, si sentirà privilegiato, sarà molto felice, probabilmente vi lascerà una recensione positiva perché siete stati, diciamo, accoglienti e gli state offrendo un servizio di qualità, ovvero uno sconto su un servizio essenziale. Quindi, fantastico, avete fatto contento il vostro ospite, che è anche l'obiettivo di ospitare su Airbnb. Ma non solo, perché voi, consigliando questo taxi al vostro inquilino, dall'altra parte avrete guadagnato un credito, ad esempio, di 5 euro sull'applicazione MyTaxi. Moltiplicate questi 5 euro per centinaia di potenziali ospiti che utilizzeranno questo servizio, a fine anno vi ritrovate con centinaia di euro in credito da utilizzare ad esempio con Uber o con le applicazioni di taxi. E così facendo abbiamo una situazione win-win, dove noi vinciamo e l'ospite vince. L'ospite ha avuto uno sconto, ha avuto un servizio, ha avuto un suggerimento molto utile e noi dall'altra parte abbiamo vinto perché abbiamo ottenuto magari una recensione molto positiva, un ospite contento, ma soprattutto del credito che a nostra volta potremo utilizzare. Questa cosa è applicabile con svariati servizi, come detto poco fa, servizi di trasporti come Uber, FreeNow e varie applicazioni di taxi che sono presenti in molte città italiane, applicazioni di food delivery come ad esempio Glovo, quindi la persona vuole ordinare del cibo a domicilio, lo fa con Glovo, lui ha uno sconto, voi avete uno sconto e siamo tutti felici, abbiamo guadagnato. Ma oltre a questo genere di applicazioni ce ne sono davvero tante e vi invito caldamente a pensarci un attimo perché magari nella vostra zona c'è un'applicazione specifica che io non conosco. È possibile guadagnare anche con le affiliazioni dei locali posti nelle vicinanze del vostro appartamento. Che cosa intendo? Ad esempio vi mettete d'accordo con la pizzeria sotto casa e per ogni ospite che arriva tramite voi, dicendo ad esempio arrivo dal B&B di Laura, il pizzaiolo gli offrirà magari il caffè. E però poi per ogni persona che effettivamente va lì vi corrisponderà ad esempio 2,50 euro di sconto la prossima volta che andate a cena. Capite bene che dopo qualche mese avrete accumulato probabilmente centinaia di euro di cene gratis da questo pizzaiolo. Nuovamente il pizzaiolo è contento, noi siamo contenti, l'ospite è contento, abbiamo guadagnato tutti, non abbiamo truffato nessuno, non abbiamo fatto nulla di illegale e al contrario ogni parte diciamo di questo processo ci ha guadagnato. Quindi vi consiglio di analizzare attentamente sia le applicazioni disponibili nella vostra città per creare queste affiliazioni e guadagnare praticamente senza fare nulla in maniera del tutto automatica, ma vi consiglio anche di analizzare gli esercizi commerciali posti nelle vicinanze dei vostri appartamenti perché queste affiliazioni potete crearle con centri massaggi, spa, estetisti, pizzerie, farmacie, qualsiasi cosa di cui può aver bisogno un ospite, perché comunque un ospite può aver bisogno di una farmacia, può aver bisogno di mangiarsi una pizza,
può aver bisogno di farsi le unghie, può aver bisogno di farsi una ceretta, le necessità sono tantissime. A voi creare queste affiliazioni non costa nulla, ma sarà denaro, sconti o detrazioni, chiamiamole così, che vi verranno fatte la prossima volta quando andrete da quell'esercizio commerciale. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, mi raccomando, create tantissime affiliazioni e se avete suggerimenti su app che si possono utilizzare appunto per creare affiliazioni con servizi da offrire ai nostri ospiti, fatecelo sapere nei commenti qua in basso. Vi ricordo ancora che c'è il webinar gratuito di B&B Academy dove vi spiego come poter acquisire immobili ad investimento zero in maniera del tutto gratuita, quindi dategli un'occhiata. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!